Nonostante le continue segnalazioni di aggressioni di cani ad esseri umani e i conseguenti inviti a tenerli al guinzaglio, i padroni degli animali a quattro zampe continuano a non osservare quella che è una vera e propria legge. La segnalazione questa volta arriva da Avellino e precisamente da Contrada San Tommaso, dove durante il giorno viene lasciato molto spesso senza guinzaglio il cane di uno degli abitanti di Parco Ligurini. L'animale è libero di scorazzare senza controllo e soprattutto di aggredire persone, proprio come è successo ieri quando una donna è riuscita ad evitare il peggio. Il marito della signora ha provato in più di un'occasione a chiedere l'intervento della polizia municipale, ma le telefonate non hanno mai ottenuto una risposta. Ho chiesto anche di parlare con il sindaco, ha spiegato l'uomo, ma le mie richieste sono sempre cadute nel vuoto. A questo punto l'uomo, oltre a rivolgersi ad un avvocato per mettere fine a quello che è realmente un pericolo per tutti gli abitanti della zona, ha anche deciso di rivolgersi alla nostra emittente per dare voce alla sua richiesta d'aiuto e per chiedere l'intervento di chi di dovere.